È una giornata particolare perché per noi l'utilizzo e la promozione della risorsa idrica è fondamentale. Far sapere alla cittadinanza quanto è buona l'acqua da un punto di vista organolettico, chiaramente quella diretta, può sembrare paradossale una città che ancora non ha la turnazione H24 nell'erogazione dell'acqua, però invece è molto importante perché siccome si andrà in quella direzione, l'utilizzo appunto di acqua potabile deve far capire al cittadino che l'acqua è buona e può essere consumata, considerando che la città di Messina è uno dei primi consumatori di acqua in Italia imbottigliata. E questo non è possibile chiaramente perché il reddito pro capite non ce lo permette, quindi non si capisce com'è che l'acqua gratis non venga utilizzata e venga comprata quella al rubinetto. E poi è una forma educativa per la prevenzione della produzione del rifiuto, perché chiaramente i ragazzi vanno educati ad abbandonare quello che è il monouso, sia da un punto di vista di acqua ma anche di merendine eccetera eccetera. E quindi vogliamo iniziare dalle scuole da questo punto di vista.